Il settore edile è ancora in gran parte fermo, attende di poter ripartire e chiede meno burocrazia per il rilancio delle imprese. L'appello che arriva dal presidente dell'ANCE di Benevento, Mario Ferraro, che traccia anzitutto un bilancio della situazione attuale. La situazione allo stato attuale è ferma per tutte le imprese al 95% sui lavori e nel pubblico, mentre per il privato le imprese e i lavori sono fermi addirittura al 100%. È una situazione seria ed importante. Ci accingiamo ad aprire dopo il 4 maggio con le dovute precauzioni. In vista della ripartenza, l'ANCE chiede maggiore chiarezza rispetto a quelle che sono le misure che le imprese dovranno adottare per riprendere a lavorare. Adesso serve capire innanzitutto le misure da adottare in maniera semplice sia da parte degli operai ma soprattutto dalla parte dei datori di lavoro. La sfida è quella che stiamo portando avanti da tempo, è quella della semplificazione, quindi della sburocratizzazione. Bene dunque, secondo il rappresentante dei costruttori Sanniti, la decisione della Regione Campania per il riconoscimento delle spese per le misure anti-Covid da adottare nei cantieri. Dal 4 riapriranno in maniera graduale tutti i lavori, concordando con le committenze e con i coordinatori per la sicurezza le norme anti-Covid. Il passaggio importante che la Regione, quindi il Presidente De Luca, ha fatto è il riconoscimento delle spese delle misure anti-Covid da adottare nei cantieri.